prima volta che ho visto su un muro una stella ebraica disegnata. La ricordo. Sapevo che eravamo diversi. Invidiavo le bambine che passavano con la divisa della piccola italiana. La ricordo questo, me ricordo. I bambini vogliono essere uguali, però eravamo coscienti. Mio papà era italiano, mia mamma è venuta a studiare medicina a Milano e lì ha conosciuto papà. Lei veniva dalla Lituania, mio papà era un ingegnere chimico, un professore, l'ha mandato a Fiume e lì siamo nati noi bambini. Nel 38 leggi razziali e gli hanno detto finché possiamo meglio che ti liquidiamo e difatti così fu. Papà ha trovato un lavoro a Trieste fino al 43. Io ricordo benissimo papà che è arrivato a casa e ha detto a mia mamma prepara una valigia e è venuto con un operaio perché lì vicino c'era l'azienda dove lui lavorava e ci ha accompagnato in stazione. E siamo partiti con la mamma senza il papà perché era troppo pericoloso andare con un uomo. E lì abbiamo cominciato a vagare, io me lo ricordo questi treni, stazioni, era un turbinio veramente terribile. A Rimini, un episodio di Rimini dove aveva appuntamento col papà, appuntamento davanti a un albergo, conoscevano un albergo, che purtroppo è stato bombardato. E siamo andati in un altro albergo, la mattina scendiamo colazione, questi tre bambini, la mamma, la signorina, facciamo colazione, a un certo punto viene il direttore dell'albergo e dice dovete uscire. Come dobbiamo uscire? Sì, c'è Graziani, il maresciallo con tutta la sua... Cioè, mia mamma ha detto sì, prima finiscono colazione, non si scompose per nulla, E io mi ricordo questo, cos'era il maresciallo Graziani, e tutti i suoi ufficiali, li vedo lì in questo salone, stavano là fermi, non hanno detto una beo, questa signora che doveva andare a mangiare i bambini. Mia mamma aveva molto sangue freddo. Da lì non ricordo dove siamo andati. Soltanto che ricordo quando siamo arrivati a Parma. E mio padre aveva messo in piedi un'attività di commercio di legna e carbone, ma soprattutto il legame che aveva con la famiglia Basevi era per dei lubrificanti, perché vendeva anche dei lubrificanti, avevano fatto una ditta. Avevano affidato completamente la fabbrica a mio papà, in piena legge razziale, in piena guerra. Mio padre era uno spontaneo, generoso, come mia madre. Papà ha raccontato che siamo in giro così e Cornini ha detto venite a Parma. E ci ha ospitati a casa sua, che non è come adesso, allora era divisa, praticamente ci ha dato il piano di sopra. La casa non è più quella di un tempo, la casa ha subito dei cambiamenti radicali, la casa è una casa piuttosto piccolina, di due piani con il giardino, molto tradizionale, molto semplice. Noi abitavamo al piano terra e al piano sopra c'era un cugino. E qui dietro cosa c'era? Non mi ricordo più. Non c'era tutto quell'ambaradan là. Non c'era la terrazza, si andava direttamente in giardino. Mm-hmm. E qui c'era qualcosa che non c'era. C'era il garage, c'era il garage e quindi sotto poi c'era il giardino lì. C'era la scala, entravi al primo al piano dove abitavano loro. E poi continuava, andavi su all'altro piano. Noi abitavamo qui, ma giocavamo nascosti nelle cantine e cercavamo di farci vedere il meno possibile. Noi bambini andavamo giù in cantina a mangiare la farina di castagne. La mangiavamo così, buonissima. La nostra casa, che è qui in Parma, è a contatto praticamente con la cittadella. La cittadella era una fortezza militare del tempo. E che era occupata dai tedeschi. Ricordo queste belle cene insieme,
sono stati grandi, generosi. Bastava far circolare una piccola voce che ci trovavamo i tedeschi qui, già che li avevamo a due passi. Cornini a un certo punto ha deciso, ci ha messo in un albergo che conosceva lui, dove non volevano carte, insomma siamo stati là un poco, e lui, c'era un altro socio di questa società, che non ricordo il nome, che era di Novara, si chiamava Pozzi, lui mi ricorda il nome di questo Pozzi. E sono andati loro due a cercarci un posto dove poter andare. Novara è vicina alla Valsesia, no? E hanno trovato a Sacromonte di Varallo. Sacromonte di Varallo, che c'è questa abbazia sopra, si va su, c'è una funicolare. E c'è e questo padre rettore, che era padre Fasola, ci ha ospitati in un convento che c'era lì, soltanto che questo convento era diventato un albergo di lusso, queste suore esose, terribili. Sì, c'erano diversi sfollati da Milano, gente che poteva pagare, insomma. Noi ci hanno cacciati, siamo dovuti scappare proprio di notte, perché la madre lo sapeva, le suore ci hanno portato in chiesa e io, i bambini non sapevamo mica, hanno capito immediatamente. Il che la madre superiora ha dovuto mandarci via. Beh, queste suore, dopo qualche mese, perché si è fatta una nomea, erano veramente esose, il vescovo allora, che era di Novara, ha tolto il velo a tutte, ha tolto il crocifisso, tutte novizie. C'era un famoso prete, Don Gianni, partigiano, insomma, ci ha aiutato da matti. Mi ricordo che è venuto lui la sera e lui ci ha trovato questa casa di contadini, che erano il Traglio. Mia sorella è andata a trovarli dopo, non c'erano i genitori, ma c'erano, si ricordavano benissimo, insomma. E questi Traglio ci hanno ospitato, ci hanno dato il loro piano, loro sono andati di sotto. E questo Don Gianni è venuto a prenderci al convento. E ricordo che io, come al solito, avevo la febbre, sempre. Sempre avevo la febbre. E mi ricordo che mi ha preso a cavalcioni e mi ha portato su per i campi, perché è montagna, era tutto in salita. Questo lo ricordo. Poi, di quegli anni che siamo stati lì, l'inverno del 44 e del 45 anche. Beh, mia mamma ci ha fatto fare i bastoni da cricket, ci ha fatto fare gli sci piccolini, insomma lei faceva di tutto perché fosse normale. Io ricordo soprattutto il momento della liberazione, quando tutti questi soldati sono usciti, scappati e anche accolti tutto sommato dalla popolazione. La mamma è venuta su a Sacromonte e ha detto: non c'è più nessuno, sono andati via. No? Come si togliesse il sangue da una vena, hanno lasciato i fascisti, i tedeschi, se ne sono andati. Per un certo periodo non abbiamo mai più ricordato niente di questo. Probabilmente si sono persi, essendo andati in Israele, all'epoca Israele non era come adesso, che arrivi a due passi, forse all'epoca sembrava molto lontano. E questi Cornini li ho ritrovati dopo tanti tanti anni. Perché è stata mia sorella che è in Israele. Virginia non ha rinunciato a fare una ricerca che ha portato avanti per tutta la vita per trovare la famiglia che li aveva salvati. Quindi è stata lei che, con una serie di ricerche infinite, eccetera, è riuscita a contattarci. La sera prima siamo stati a casa loro, c'era una bella cena. È stato veramente bellissimo, emozionante. In quella casa. È stato un po' come se così ci fossimo riconosciuti, anche non essendoci mai più visti da allora, però c'era molto, da parte di loro, poi molto affetto, insomma. Li ho rivisti dopo 70 anni, che
mi sembrava ieri.